Buon pomeriggio 13.30, oggi puntuali, mercoledì 25 marzo con Infostudio. Sarebbero saliti a 335, lo ripetiamo sempre, ormai lo diciamo da tanti giorni, è un conteggio ufficioso, quello di cui vi diamo conto nell'edizione pomeridiana del telegiornale, perché poi il bollettino ufficiale della Regione viene messo alle 10, intorno alle 17, ma su dati che vengono fotografati, per dire così, eh, intorno alle 15, quindi il punto verrà fatto tra circa un'ora e mezza, dicevo sarebbero saliti a 335 i contagi in Calabria, per il momento dalle aziende sanitarie, dai vari ospedali non arrivano notizie di decesso, diciamo perché ieri è stata una giornata in cui abbiamo dovuto rincorrere purtroppo queste notizie funeste, tant'è che abbiamo dovuto cambiare ben tre volte, per ben tre volte il eh, servizio, aggiornando la situazione, in mattinata ci sono stati due morti, due anziani di San Lucido, poi eh, la signora di Corigliano Rossano, il docente universitario di pensione di Reggio Calabria, è inserato un 86enne ancora a Reggio Calabria con 5 morti la giornata di ieri, è certamente stata la peggiore dall'inizio dell'epidemia, 335 contagi, intanto a Villa San Giovanni per fortuna la tensione si è allentata, 150 persone tutte dirette verso la Sicilia sono partite, adesso sono a Messina in albergo per osservare la quarantena, una eh, ottantina o novantina ancora il numero non è stato chiarito definitivamente, resta in Calabria ed è in Calabria invece che resterà in isolamento. 5 morti in un giorno, 12 in totale e 335 contagi, con una tendenza che inizia pericolosamente a impennare. In Calabria, come anche in altre regioni del centro e del nord, si attende l'aumento dei casi di positività al coronavirus, legata al flusso incontrollato dei rientri seguiti alle restrizioni e alle limitazioni imposte dal governo per contenere la diffusione dell'epidemia. Quella di ieri è stata la giornata peggiore per quel che riguarda il numero dei decessi. In quattro casi su cinque si è trattato di ultra 65enni gravati da altre patologie, due anziani di San Lucido che con tre vittime è il comune col maggior numero di lutti, un 79enne e un 86enne deceduti a Reggio Calabria e una donna di Corigliano di 57 anni morta nell'ospedale di Cetraro. Il numero delle persone positive, ufficialmente 319, ora sarebbe salito a 335, 32 casi in più rispetto al lunedì con Cosenza che ha fatto registrare il numero peggiore, 18 casi, seguita da Crotone con 7, Catanzaro con 4, Vibo Valencia con 2 e Reggio Calabria con un solo caso, anche se nel territorio finora più penalizzato dai numeri è presto per allentare la guardia, anche a causa dell'incostanza della curva epidemica. Ieri sera la Presidente della Regione, Santelli, ha chiuso il settimo comune calabrese, quattro dei quali in provincia di Cosenza, in cui il numero dei contagi era diventato preoccupante, ovvero quello di Bocchigliero, nel cuore della Silla Cosentina. Il primo caso è stato scoperto tre giorni fa, ma finora le persone positive sono sei, tutte gravitanti intorno alla casa di riposo nella quale il contagio si sarebbe diffuso. Sei casi su una popolazione di poco più di 1200 abitanti, per la gran parte anziani, ha fatto temere una diffusione rapidissima e fatto scattare il divieto di entrata ed uscita e il protocollo che prevede l'isolamento del territorio. Ancora da stabilire come il virus abbia fatto ingresso nella struttura che ospita anziani. Infine si è fortunatamente risolta la vicenda delle persone, quasi tutti siciliani, rimaste bloccate per più di una giornata a Villa San Giovanni perché non in regola con le disposizioni del governo per contenere il contagio e dunque per via della chiusura degli ingressi decretata in Sicilia a causa dell'emergenza. Poco dopo le 23 un primo gruppo di 150 persone si è imbarcato su una nave diretta a Messina e ora si trovano in isolamento in un albergo. Per motivi di sicurezza l'imbarco è stato effettuato dal porto di Reggio Calabria. Le altre persone rimaste bloccate sulla sponda calabrese dello Stretto, una novantina, resteranno in quarantena in Calabria e anche per loro si cercherà una sistemazione alberghiera. L'intervento di stanotte ha comunque permesso, quantomeno, di allentare la tensione che si era creata nel piazzale di stoccaggio dei mezzi, quasi tutti autotreni che trasportano merci, cioè che riforniscono i negozi che sono sempre rimasti aperti in questi giorni di crisi. Per la prima volta stamattina qualcuno si è preso la responsabilità di dire che forse in settimana in Italia verrà raggiunto il picco, siccome lo dice il direttore vicario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è un italiano, Ranieri Guerra, la fonte, dovrebbe essere piuttosto autorevole. È una notizia, è stato un intervento di guerra a Radio Capital, questo di cui stiamo. Riferendovi, certo, bisogna rimanere sempre massimamente prudenti, come pure sul numero del, dei contagi che sono in calo, lo sappiamo da tre giorni. Comunque guerra ha detto che il rallentamento della velocità di crescita è un fattore estremamente positivo. In alcune regioni credo che siamo vicini al punto di caduta della curva, quindi il picco potrebbe essere raggiunto in settimana e poi cadere. Credo che questa settimana e i prossimi giorni eh, e i primi giorni della prossima saranno decisivi perché saranno i momenti in cui i provvedimenti del governo di 15 Giorni fa dovrebbero trovare effetto, quindi, quello che ci si aspetta è di veder cadere la curva in maniera più rapida nel giro di questi 5-6 giorni. Eh, per quanto riguarda i tassi di mortalità, ci aspettiamo di vederli cadere con alcuni giorni di ritardo. Le parole di guerra vale la pena di sottolineare, valgono soprattutto per, per il nord, ovvero per le zone che questo. In questa fase sono state quelle più eh, colpite, mentre, come sappiamo, eh, nel resto del Paese, al centro e al sud, si attendono invece numeri in crescita. Speriamo di no, però l'attesa è quella. E questo pomeriggio si terrà, eh, ieri si è diffusa questa notizia dello sciopero dei benzinai. In realtà i benzinai non vogliono scioperare, vogliono proprio chiudere, cioè è una serrata. E adesso spieghiamo perché. Comunque allora partiamo dalla notizia. Oggi pomeriggio c'è una conferenza convocata dal Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli con i presidenti delle associazioni di categoria dei distributori di carburante per scongiurare questo stop progressivo che dovrebbe partire già da questa notte. Perché eh, i benzinai e Lamentano di non essere più in grado di assicurare il necessario livello di sicurezza e di non poter più sostenere economicamente il servizio. Anche il Premier Conte ieri aveva fatto appello a tutti a soprassedere perché stiamo parlando ovviamente di un servizio essenziale. Ma il segretario della Fegica, CISL, vi ricordo che Feggica. Figish è una terza sigla, adesso poi c'è Confesercenti, sono le sigle e le associazioni di categoria dei titolari delle pompe di carburante. Alessandro Zavalloni ha detto che non si è mai parlato di sciopero, nessuno lo ha mai proclamato. Rischiamo di chiudere, ha detto Zavalloni, perché si stanno esaurendo le scorte, non abbiamo liquidità e le compagnie petrolifere non portano il prodotto se non vengono pagate sull'unghia. Quindi chiediamo la sospensione temporanea del. Del pagamento del prodotto. È arrivata alla fine la stretta anche sanzionatoria per chi eh, cerca di aggirare le regole e le restrizioni imposte dal governo per evitare la diffusione del contagio. Si rischiano multe fino a 3.000 euro, tra 400 e 3.000 euro, attenzione però per chi va in auto perché la sanzione potrebbe ancora crescere di un terzo. E poi le persone positive trovate fuori casa, eh, questo francamente non è concepibile, rischiano fino a 5 anni di carcere. Multe salate da 400 a 3.000 euro per chi viola le regole anticontagio e la possibilità per le singole regioni di adottare misure più dure di quelle nazionali, dopo averle però concordate col governo se il contagio si acuisce. Inoltre verrà punito col carcere da 1 a 5 anni chi è in quarantena perché è positivo al coronavirus ed esce intenzionalmente di casa, violando il divieto assoluto di lasciare la propria abitazione e soprattutto commettendo il reato di attentato contro la salute pubblica perché si favorisce la diffusione dell'epidemia. Lo prevede il nuovo decreto messo a punto ieri dal Consiglio dei Ministri che inasprisce le sanzioni delle misure anti coronavirus. Il nuovo decreto prova a mettere ordine tra le ormai tante norme varate in un mese dopo la creazione delle prime zone rosse Esso elenca 28 tra restrizioni e regole, accorpando quelle adottate coi diversi decreti del Presidente del Consiglio, dallo stop agli spostamenti alla possibile chiusura di strade, parchi, cinema e ristoranti. L'orizzonte temporale è il 31 luglio, perché fino a questo momento la fine dell'emergenza, dichiarata a gennaio, è fissata proprio a fine luglio. Questo ha fatto temere che la clausura a cui gli italiani sono sottoposti da due settimane debba protrarsi ancora per quattro mesi, ma Conte ha tranquillizzato gli italiani sul fatto che non staranno chiusi in casa per così tanto tempo. Sulle singole misure si deciderà di mese in mese in base ai dati del contagio. Ma la decisione più attesa e temuta era ovviamente quella sulle sanzioni per chi esce di casa senza un valido motivo o urgente, un passaggio assai impopolare sul quale i ministri hanno discusso a lungo fino a quando hanno deciso di abbassare i tetti dell'estremità delle misure sanzionatorie. Per chi non rispetta le regole la contravvenzione minima sarà di 400 euro, 100 in meno di quanto proposto inizialmente, la massima di 3.000 contro i 4.000 della proposta originaria. Tuttavia, se la violazione è commessa a bordo di un veicolo, la sanzione sarà aumentata fino a un terzo. Il Ministro della Giustizia, Bonafede, aveva proposto di abbassare ulteriormente le soglie, ma il Consiglio dei Ministri ha preferito tenere alta l'asticella per scoraggiare i furbi che continuano ad ignorare i divieti. E se poi a violare la quarantena e una persona è risultata positiva al test, come detto, la punizione sarà il carcere, con pene variabili da 1 a 5 anni. Per chi tenta di aggirare il divieto non è prevista la confisca di auto, moto e veicoli, ma all'articolo 1 il decreto limita non solo la possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, ma anche la libertà di uscire ed entrare nel territorio nazionale. Una sottolineatura ispirata dal timore che, superata la crisi epidemica, il virus possa rientrare con un'ondata di ritorno, magari da un paese vicino, visto anche l'aumento dei casi e dei decessi in Francia e Spagna, ad esempio. Questo è il momento di curare i malati e di mettere un freno al contagio. Poi però bisognerà che, certo, si deve uscire di casa e tutti lo desideriamo, farlo liberamente, poter andare al bar a prendere un caffè è diventato, è diventato un sogno, ma eh, bisognerà anche eh, curare, lenire gli effetti economici di questa situazione che si potrebbe protrarre, nulla di più facile anche oltre il 3 aprile come sappiamo, immaginiamo, percepiamo, si può dire, percepiamo eh, tutti e, e quindi ci sarà bisogno di eh, intervenire in maniera decisa, si spera che eh, ci sia già una visione, un progetto per questo, ci sarà bisogno di intervenire in maniera decisa sul nostro Paese, ci sono Paesi che stanno stanziando delle cifre enormi, ci sarà bisogno di intervenire in maniera ancora più eh, puntuale e con un'idea eh, forte per eh, riuscire a far risollevare una regione come la nostra, una regione fatta di eh, imprese medio-piccole soprattutto, piccole e piccolissime, con una economia fragilissima, lo sappiamo eh, bene, e servono interventi calibrati sulle dimensioni e le peculiarità della regione stessa. È su questo che si sofferma il nostro direttore editoriale Massimo Tiganisano. Superata l'emergenza del coronavirus, si spera il più in fretta possibile, occorrerà concentrarsi sul disastro economico-sociale che ormai tutti danno per scontato. A livello nazionale c'è chi evoca gli scenari della fine della Seconda Guerra Mondiale che, ricordiamolo, registrarono come potente svolta il piano Marshall annunciato nel giugno 1947. Non c'è osservatore competente che non giudichi la situazione oggettivamente grave anche perché questa peste del ventunesimo secolo non ha fatto altro che accelerare processi negativi già abbondantemente in corso. Se tutti i governi del mondo sono preoccupati tanto da stanziare cifre colossali per combattere la recessione, ci si chiede che cosa ne sarà del martoriato mezzogiorno d'Italia e della povera Calabria. Al sud la crisi è strutturale, endemica, almeno dall'unità d'Italia ad oggi. È stata ancora una volta l'emigrazione di massa a fare da valvola di sfogo sociale e lo si è capito anche dai rientri forzati di questi giorni. Ma ora, cosa accadrà? si chiedono tutti. I provvedimenti del governo, già adottati o in corso di discussione, non sembrano avere la capacità di incidere positivamente sulla tragedia Calabria. Perché la Calabria va prima di tutto letta e capita. Occorrerebbe prima conoscerne le difficoltà reali e specifiche e poi stabilire quali medicine utilizzare. La Calabria è fatta di tante piccole e micro aziende, spesso a conduzione familiare, di un sistema finanziario debolissimo che non regge ai parametri imposti dall'Europa. La Calabria ha subito, nei decenni, classi dirigenti inadeguate, non ha un progetto di sviluppo ed è di fatto lasciata a se stessa. Per uscire da una condizione economico-sociale tanto traumatica quanto profonda, non serviranno né provvedimenti tampone né regole non misurate sugli effettivi bisogni di questa regione. Occorre immaginare una Cura Calabria avendo il coraggio di pensare a soluzioni diverse, alternative, mirate, straordinarie, lucide e innovative. E questo, questa mattina a mezzogiorno eh, Papa Francesco ha recitato eh, il Padre nostro, aveva invitato a farlo tutte le comunità e tutti i cristiani del mondo perché salisse appunto dalla loro voce, dal loro cuore un'invocazione unica eh, per eh, chiedere appunto la fine della pandemia. Per chi crede, naturalmente si è trattato di un momento solenne, ripeto, si è svolta a mezzogiorno contemporaneamente in tutto il mondo, l'invito era già stato fatto domenica scorsa durante l'Angelus e dopodomani, venerdì esatto, il Papa eh, in una piazza San Pietro vuota, rivolgerà la benedizione Urbi e Torbi e farà un'altra esortazione chiaramente eh, sempre in diretta eh, streaming in tutto il mondo. Questa mattina eh, il Santo Padre ha prima... Ricordato il motivo per cui ha fatto questa esortazione, poi ha recitato appunto il Padre nostro da, dal salone della Biblioteca Apostolica, che ormai siamo abituati a conoscere proprio perché da eh, tre domeniche ormai eh, da quel luogo il Papa recita l'Angelus. Cari fratelli e sorelle, oggi ci siamo dati appuntamento tutti i cristiani del mondo per pregare insieme il Padre nostro. La preghiera che Gesù ci ha insegnato. Come figli fiduciosi ci rivolgiamo al Padre. Lo facciamo tutti i giorni, più volte al giorno, ma in questo momento vogliamo implorare misericordia per l'umanità duramente provata dalla pandemia di coronavirus. E lo facciamo insieme, cristiani di ogni chiesa e comunità. Di ogni tradizione, da ogni età, lingua e nazione. Preghiamo per i malati e le loro famiglie, per gli operatori sanitari e quanti li aiutano, per le autorità, le forze dell'ordine e i volontari, per i ministri delle nostre comunità. Oggi, Molti di noi celebrano l'incarnazione del Verbo nel seno della Vergine Maria, quando nel suo Eccomi, umile e totale, si rispecciò l'Eccomi del Figlio di Dio. Anche noi ci affidiamo con piena fiducia alle mani di Dio e con un cuore solo e un'anima sola preghiamo. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem. Libera Liberaci dal malo. Amen. Immagini di Vatican News, il Media Vaticano, sempre molto molto eh, puntuale. Una notizia: prima di Io Scelgo Calabria, le notizie di cronaca, anche esse si sono ridotte. Oggi vogliamo darne una perché con eh, Gioia anche noi registriamo il ritorno a casa di eh, Maria Antonietta Rositani. Ricordate. La sua vicenda, il nome forse eh, ricorderà a molti qualcosa, non tutti ricollegheranno il fatto: lo ricordiamo noi. L'11 marzo dell'anno scorso, quindi poco più di un anno fa, il marito, l'ex marito Ciro Russo, aveva tentato di darle fuoco, le aveva gettato della benzina mentre si trovava all'interno della sua auto, questa immagine poi ha fatto il giro d'Italia, non solo di questa, di questa macchina che sembra ormai senza controllo, impazzita, mentre si vedono le fiamme fuori uscire proprio dall'abitacolo. La donna aveva riportato gravi ustioni, per lungo tempo è rimasta anche in pericolo di vita, era stata trasferita a Brindisi nel centro Grandi Ustioni, è stata curata fino a pochi giorni fa. L'ex marito, per mettere a segno quel, questo progetto criminale, era evaso, lui era originario di Ercolano, in provincia di Napoli, ed era arrivato fino in Calabria apposta. Poi era stato arrestato in una pizzeria. E adesso è il momento di Oscergo Calabria. Benvenuti a questo nuovo incontro con Io scelgo Calabria, questa rubrica che va in onda in coda al telegiornale di Video Calabria, uno dei telegiornali più longevi della nostra regione che fa capo appunto al gruppo Video Calabria che da circa 40 anni garantisce un'informazione qualificata e servizi avanzati in questa regione. Io scelgo Calabria, lo avete capito, spero che lo abbiate capito, è un progetto di sviluppo per la nostra regione che parte da una serie di consapevolezze che abbiamo acquisito. La struttura economico-sociale della Calabria non è debole, è debolissima, è una struttura economico-sociale che fa acqua da tutte le parti. E soprattutto la cosa che più ci preoccupa è che la Calabria non va spedita in una direzione, cioè come se non ci fosse un progetto, cioè qual è la Calabria che immaginiamo da qui a 20-30 anni? È la Calabria del turismo? Allora avremmo dovuto affrontare molto bene la questione della raccolta dei rifiuti perché è inimmaginabile fare turismo e turismo qualificato se le nostre strade le nostre spiagge sono spesso inondate di spazzatura avremmo dovuto difendere meglio il nostro ambiente avremmo dovuto affrontare con maggiore puntualità la questione della depurazione delle acque e avremmo anche dovuto eh, occuparci in maniera più razionale di quella che è la nostra offerta turistica, senza inseguire modelli che non ci appartengono. Eh, vogliamo puntare sull'agroalimentare, sull'agroalimentare d'eccellenza, di filiera corta, un agroalimentare che diventa anche... Eh, che può potenziare l'offerta turistica? Bene, anche su questo, nonostante i passi che pur si sono compiuti in avanti, possiamo fare molto di più. Potremmo parlare di, comparto, di tutti i comparti che riguardano la nostra economia, chiedendoci e anche i servizi fondamentali, chiedendoci appunto qual è il progetto Calabria da qui ai prossimi 20-30 anni. Due cose di sicuro non vogliamo, assieme all'editore di Video Calabria, non vogliamo semplice e mere politiche assistenzialistiche perché alla lunga si rivelano una presa in giro perché le politiche assistenzialistiche hanno senso quando riguardano una porzione piccola della popolazione e quindi sono sostenibili cioè se solo una porzione piccola della popolazione è senza lavoro per mille ragioni perde il lavoro e ne deve trovare un altro e in condizioni fisiche di malattia per cui ha bisogno di un aiuto, eh, le cose vanno bene solo quando questa porzione è estremamente piccola, estremamente ridotta. Ma qui alcuni fenomeni come quello della disoccupazione, della sottooccupazione, del precariato, sono ormai fenomeni di massa, sono fenomeni endemici, potremmo dire pandemici, visto che siamo in tema di eh, coronavirus, purtroppo. Quindi l'assistenzialismo alla lunga è una ricetta sbagliata, magari fosse possibile assicurare a tutti 1200 euro al mese stando a casa, purtroppo non è così perché qualcuno questi soldi prima o poi ce li deve mettere. Assistiamo invece ad una progressiva chiusura di imprese, ad un indebolimento del tessuto produttivo, il che significa pagare meno tasse, avere meno soldi disponibili e quindi dover ridurre anche quelli che sono gli interventi di assistenza. L'altra strada che non ci interessa è quella dei provvedimenti tampone. Provvedimenti tampone che intervengono parzialmente e in maniera ridotta sull'emergenza, ma non hanno visione, non hanno prospettiva, non fanno parte di un ragionamento razionale. Io scelgo Calabria e invece il nostro ragionamento razionale, quello che il gruppo Video Calabria con tutte le sue articolazioni vuole proporre e propone costantemente alla vostra attenzione. Non stiamo declinando in questi giorni di emergenza coronavirus le singole proposte perché abbiamo preferito concentrare l'attenzione in questi giorni sul messaggio complessivo di fondo. Ma statene certi, da qui a qualche giorno, come nel resto abbiamo già fatto in passato, ripartiremo con tutta la nostra forza a spiegare quelle che sono le singole proposte. A tal proposito, stiamo predisponendo anche un opuscolo, un opuscolo cartaceo che sarà disponibile in quanto appunto eh, librettino da poter leggere comodamente anche sul letto di casa, o disponibile in PDF, quindi scaricabile sui PC e sui eh, telefonini, inviabile via mail e così via. E la nostra grande proposta che è chiaramente è anche suscettibile di integrazioni, di miglioramenti a seguito dei vostri interventi, che sottoporremo ai massimi livelli della società calabrese e all'opinione pubblica, per dire abbiamo voglia di salvarla questa Calabria, allora rimbocchiamoci le maniche davvero e affrontiamo i problemi serissimi che abbiamo, le emergenze serissime che abbiamo, però avendo in testa un'idea di sviluppo. Per ora sia sufficiente dire io scelgo Calabria. Bene, tra poco te Lo Profazio con la Profaziata del Giorno, poi Paolo Marra, il telegiornale torna alle 19.15. Ricordate, nel frattempo, per restare aggiornati, tgcal24.it.